good soldier, choosing your battles. Pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer. This isn't patient, but my time would be wasted. They got nothing on you, baby. Yeah. Nothing on you. Nothing on you, baby. Nothing on you. I know you feel where I'm coming from. Regardless of the things in my past that I've done. Most of it really was for the hell of the fun. On a carousel, so around I spun. With no direction, just trying to get some. Trying to chase skirts, living in the summer sun. And so I lost more than I had ever won. And honestly, I ended up with none. It's so much nonsense, it's on my conscience. I'm thinking maybe I should get it out. And I don't want to sound redundant. Che spettacolo, buonasera a tutti, buonasera a tutti, che meraviglia, buonasera, l'applauso del MAV di Ercolano, il nostro meraviglioso teatro, tutto ripreso in diretta dalle telecamere di Telea, di Sky 868, fatevi inquadrare mentre fate questo applauso meraviglioso di apertura della nostra finale, buonasera a tutti. Io vi terrei così tutta la serata perché siete così belle, questo è un quadro meraviglioso per cominciare, grazie al nostro coreografo che ringrazieremo tra poco, mandarle in camerino perché devono prepararsi per le nostre tre uscite. L'applauso alle finaliste di Miss Vesuvio 2010. Grazie ragazze, potete ritornare in camerino, grazie, accompagnate dall'applauso ancora del nostro teatro. Ovviamente Miss Vesuvio è cominciato anche quest'anno con gli appoggi giusti, con le collaborazioni giuste, come per esempio i patrocini che sono dell'ANCI, Associazione Nazionale Comuni Italiani, la provincia di Napoli, ringraziamo il nostro presidente della provincia di Napoli e in sala, tra l'altro ringrazio immediatamente l'assessore alle politiche sociali, dottor Francesco Pinto. Buonasera Francesco, grazie per essere alla nostra finale. Ringrazio il MAV che ci ospita per il secondo anno, l'amministrazione comunale di Ercolano, il vice sindaco Antonello Cozzolino e l'assessore alla cultura e spettacolo Lino Vitiello. Grazie. E ovviamente come non ringraziare tutte le amministrazioni che hanno ospitato tutte le varie tappe. Allora, Serena ovviamente
in qualche modo è madrina testimonia dei nostri sponsor nazionali che ci hanno accompagnato. Vedo l'orologio Altanus, che è ovviamente un marchio internazionale, è inutile spiegarlo, è conosciuto in tutto il mondo. Quest'anno siamo orgogliosi di averlo tra i nostri sponsor, tra i nostri main sponsor. E poi la bibita energetica nuovissima, che ha fatto immediatamente rumore, non soltanto per la comunicazione che ha scelto, ma soprattutto perché è buona da morire, straordinaria, da un sapore veramente molto gustoso. Quindi grazie a YouDrink che ci accompagna ancora anche nella finale. E poi ovviamente dobbiamo invitare su questo palco, ci spostiamo, vieni, ci spostiamo sulla destra, perché dobbiamo invitare, giusto per fare, come dire, un aggancio e un passaggio del testimone alla Miss dell'anno scorso. Questa è la seconda edizione, l'anno scorso evidentemente c'è stata già una reginetta, tra l'altro ha avuto subito un percorso come dire fortunato nel mondo dello spettacolo, perché ha partecipato a dei casting ed è stata scelta per una sitcom che partirà su MTV, quindi stiamo parlando di un nuovo network televisivo nazionale. E allora qui, perché sarà lei a consegnare lo scettro, la corona, Miss Vesuvio 2009, Teresa Cascello. Come dire, questo vuol dire... Ah, mi sento accompagnato bene, vieni Serena mi guiderà, mi aiuterà, perché insomma è una serata lunga, quindi ho bisogno assolutamente di collaborazione. Allora, come hai vissuto questi 365 giorni? Sono proprio precisi, perché la finale dell'anno scorso è stata l'11 di ottobre ed eravamo al MAV, 10 di ottobre, quindi giusto un giorno prima abbiamo la finalissima della seconda edizione. Come hai vissuto questa emozione? Bellissima, perché appunto ho messo subito un bel concorso e mi dispiace cedere la mia coroncina, sinceramente. Qui, perché sarà lei a consegnare lo scettro, la corona, Miss Vesuvio 2009, Teresa Cascello. Come dire, questo vuol dire... Ah, mi sento accompagnato bene, vieni Serena mi guiderà, mi aiuterà, perché insomma è una serata lunga, quindi ho bisogno assolutamente di collaborazione. Allora, come hai vissuto questi 365 giorni? Sono proprio precisi, perché la finale dell'anno scorso è stata l'11 di ottobre ed eravamo al MAV, 10 di ottobre, quindi giusto un giorno prima abbiamo la finalissima della seconda edizione. Come hai vissuto questa emozione? Bellissima, perché appunto ho messo subito un bel concorso e mi dispiace cedere la mia coroncina, sinceramente. Questo accade anche alla reginetta di Miss Italia, insomma, uno poi si affeziona in qualche modo, no? Al titolo, alla corona, allo scettro. Il titolo nessuno te lo toglie, quello ti fa curriculum, ti resterà per sempre nel tuo palmarès di tutte le cose belle che fai, però insomma la coroncina e lo scettro evidentemente bisogna consegnarla, però sicuramente quello che ti resterà è l'applauso del MAV. Grazie Teresa, ci vediamo dopo, perché tu ci aiuterai per tutte le cose importanti. Prima uscita, quella ovviamente in bikini, e allora ci mettiamo di lato e le accogliamo, le nostre finaliste di Miss Vesuvio! E cominciamo dalla numero 1, Katia Russo di Casalnuovo. E la numero 2, Valeria Della Mura, Mare di Stabia. È di scena la numero 3, Irene Pizzo di Ottaviano. E la numero 4, Francesca Anastasio di Sant'Anastasia. La numero 5 è Santa Russo di Casoria. La numero 6, Anna Barattini di Ottaviano.
la numero 7 è Valeria Zullo di Pollenatrocchia, la numero 8 è Ilenia Esposito di Torre Annunziata. La numero 9 è Monica Feroleto di San Giorgio. La numero 10 è Lucia Monaco di Bosco Reale. La numero 11 è Jessica Corvino di Casoria e la numero 12 Alessia Stella di Cercola. La numero 13 Alessia Infantozzi di Cercola e la numero 14 Corinne Gentile di Sorrento. E veniamo alla numero 15, Alessia Bellico di Napoli, e la numero 16, Anna Tummolillo, sempre di Napoli. Aumentiamo l'applauso per tutte le nostre... Siamo a metà del nostro percorso, 24 le concorrenti finaliste di questa sera, finale, seconda edizione Miss Vesuvio. La numero 17, Doriana Mirra di Cercola. Signori, la numero 18 è Carmen Auriemma di Sant'Anastasia. La numero 19 è Maria Falcone di Napoli. La numero 20 è Emma Balzano di Torre del Greco. Siamo quasi alla fine, stiamo conoscendo tutte. La numero 21 è Antonella Auricchio di San Giuseppe Vesuviano. La numero 22 è Michelle Zenot di Massa di Somma. E chiudiamo in bellezza questa cornice meravigliosa tutta al femminile con la numero 23 Anna Mollo di Cercola e la numero 24 Melania Amendola di Arzano. Eccole qua, sentiamo se arriva l'applauso della platea per tutte le nostre 24 ragazze. Che applauso forte, allora mi sono piaciute moltissimo.